Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono in bicicletta, oggi meno 5, meno 8 gradi, però vento da sud, si sta abbastanza bene. Voglio andare in una caffetteria molto speciale e tra poco vedrete il motivo. Per prima cosa partiamo! No ragazzi, questo ve lo devo fare vedere in questo video, mi dispiace, aspettate un po' per il caffè. Mamma mia, visto alla fine mi hanno pure fatto provare, mi hanno fatto delle foto, però molto simpatico. Non mancano poi gli anziani che fanno un po' di cortiglio e un po' di esercizio fisico, sono sempre benvenuti. Questa è la meraviglia del Dongbei, del nord-est della Cina. Bellissimo, fantastico. Detto questo, ci vediamo direttamente in caffetteria. A dopo. Allora, questo qui è Manne Coffee e questa è la caffetteria speciale dove andremo oggi a bere il caffè. Per fare un piccolo inciso storico, Manne Coffee nasce nel 2015 a Shanghai. Oggi è una delle catene, forse la più importante catena di caffè, di caffetterie cinesi in Cina. Ad oggi Manne Coffee ha circa 133 caffetterie in tutto il paese, con un fatturato incredibile. La prima caffetteria è stata aperta a Shanghai, mentre a Shenyang adesso ce ne sono due. Nel mentre qua c'è un bellissimo negozio Lamborghini. Puoi portare il tuo bicchiere da casa e risparmiare un po' di soldi ed essere più ecologico. Quindi andiamo a provare questa chicory. Ma di conzi, puoi neanche entrare. Ciao.
No, 我要 我要 一杯浓缩 不要 我要浓缩 我要浓缩 的杯子 可以吗 谢谢 一共多少钱 可以来一杯凉水吗？凉水，凉水，对，谢谢，谢谢。 Ed ecco qui il mio bicchierozzo d'acqua e il mio caffè nella mia tazzina. Il caffè in tazzina ha tutto un altro colore, eh? Molto bello. Quindi ho pagato 5 yuan, un caffè espresso circa 60-70 centesimi. Senza il mio bicchierino avrei pagato 10 yuan. Prezzi abbastanza accettabili per un caffè abbastanza dignitoso, devo dirvi la verità. L'acqua ovviamente è gratuita e il caffè con la mia tazzina portata da casa. E mentre bevo il mio caffè guardo un po' la partita di Sinner, la finale degli Australia Open. E mamma mia, tuttavia in questo posto c'è un problema, non so se sia possibile pulire la tazzina, lavarla, vediamo un po'. Hey, 你好, 这可以自己洗一下吗? 不知道。 这边有纸巾。好，谢谢。谢谢啊。 Comunque mi piace molto come è arredato, lo stile del locale è molto bello e poi c'è drip coffee. Tirando le somme, non è la prima volta che bevo il caffè in questa caffetteria, l'ho pure provata a Shanghai. Devo dirvi la verità, mi è sempre piaciuto, un caffè sempre nella media. Ovviamente i cinesi vanno lì per il caffè americano, non vanno lì per il caffè espresso. O vanno più che altro per il cappuccino, per il caffè latte o per alcuni derivati del caffè. Però devo dirvi la verità, bevuto nella mia tazzina ha assunto un sapore completamente diverso, molto più buono e molto più vicino al caffè al quale noi siamo abituati in Italia nei nostri bar. Quindi approvato, esperimento riuscito. Sono molto soddisfatto. Se il video ti è piaciuto, metti un mi piace, lascia un commento e se ti va iscriviti al canale. Ciao!